gran vecchio. Ma che roba, ma... Sandrina, ma che fai? Sei impazzita, ma... Fermi tutti, no, no, è impazzita, ma cosa fai? Ma non ti vergogni, ma guarda come si è combinata. Ma che scusa, cosa c'è che non ti piace? Cos'è che non va nelle mie gambe? Non ti piacciono i lustrini, non ti piacciono le piume, cosa c'è che non va? Ma quali piumini, lustrini, gambette, ragazzi, qui tu non hai più il senso della misura, Sandra, tu non hai più il senso della misura, non capisci più niente, capito? No, guarda Raimondo, semmai sei te che non capisci niente. Adesso va di moda il revival, no? Beh, io mi vesto come adesso Brad degli anni 50, no? Ah, ecco, sì, finalmente hai fatto, hai preso una bella decisione, insomma, sei decisa, tu brava, hai detto... Scusa Raimondo, decisa a fare che? A confessare la tua verità, a 50 anni. Comunque guarda Sandrina, brava, hai fatto bene, ma a noi comunque non interessa, capisci, fare gli ospiti in questa trasmissione, non ha importanza, non abbiamo bisogno queste cose. Ma perché? L'ospite lo fanno tutti? E noi no, noi, noi no, noi no, noi no, noi no, noi. Ma perché no? Ma perché? Non ci conviene inflazionare, farci vedere troppo, se oggi ho in mente un'idea per la prossima trasmissione, un titolo bellissimo, di nuovo, nuovamente tante tante scuse, capisci, grandi idee, novità. Che carino, quale novità? E la novità sarà che tu non ci sarai, Sandra, tu non ci sarai, capito, Sandra? La trasmissione l'ha fatto tutta io, tutto da solo, hai capito? E zitta, sai, perché io ho le mie ragioni. Proviamo su me, Sandra. Proviamo su me. Poi si butta sul letto e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare e poi spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se poi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Ricordo solo un viso che cantava negro, non puoi vedere.
Grazie.